il Papa delle sorprese, dei gesti, degli abbracci, ma soprattutto della preghiera. Dall'inizio del suo magistero, Papa Francesco cerca il volto di Gesù negli ultimi, in chi si sente abbandonato e solo, in un mondo incapace di fermarsi a sostenere il fratello caduto. Tra i sudamericani, i profughi eritrei e gli ucraini che vivono nella baraccopoli del campo arcobaleno, non lontano dalla parrocchia romana di San Michele Arcangelo a Pietralata, il Papa si sente a casa, come quando visitava da cardinale le Villas Miserias di Buenos Aires. Varca una porta di lamiera, il suo vestito bianco splende tra il fango della strada. Nel suo passaggio incontra prima la sorpresa dei due bambini che giocano, poi la gioia di una donna, corsa ad abbracciarlo, e infine la felicità di tanti che gli gridano nella sua lingua madre «Benvenuto e grazie». Il grande entusiasmo è la misura del gesto del Papa, della sua attenzione per questi invisibili che lo abbracciano con tanto calore. Come viene? Con loro recita il Padre Nostro in spagnolo, chiude gli occhi, benedice quelle vite che vivono in miseria. Tutti lo accompagnano all'uscita, lo ringraziano ancora una volta, poi, prima di ripartire, incontra alcuni ucraini ai quali il Papa confessa di pregare ogni giorno per la loro terra. Puntuale, giunge alla parrocchia di San Michele Arcangelo e qui l'altro momento toccante, l'incontro con i senza tetto assistiti dalla comunità di Sant'Egidio. Uomini e donne provati dalla vita, con i volti segnati dalla fatica e dalla solitudine di chi si ritrova senza affetti e senza casa, con una grande croce da portare. Il fatto che la gente non sa il vostro nome e vi chiama i senza tetto. E voi sopportate questo, è la vostra croce, è la vostra pazienza. Ma c'è qualcosa nel cuore di tutti voi, in questo vi prego di essere sicuri, c'è lo Spirito Santo. Il fuoco che non si spegne mai, anche sotto la cenere. Dentro di tante cenere di sofferenze, di solitudine, ma sapete che c'è il fuoco dello Spirito Santo dentro. C'è la braccia dell'amore di Dio. E perché permette il Signore questa croce? Ma l'ha permesso al suo figlio per prima. E Gesù vi capisce bene. Anche io vi capisco bene. E vi sono vicino con la mia povertà di persona di non poter fare di più per voi. Ma col mio cuore vi sono vicino. L'incontro si chiude con una preghiera nell'abbraccio del Signore, ed un abbraccio ai poveri Francesco lo ha riservato anche a coloro che vivono intorno a San Pietro. Grazie all'elemosineria apostolica sono stati ristrutturati i bagni vicino al colonnato e realizzate tre docce. Il tutto, fa sapere l'ufficio della carità del Papa, con grande semplicità ma anche con tecniche moderne. Ci sono infatti dispenser per il sapone, il getto di acqua calda e ogni povero potrà avere un cambio pulito. Saranno in funzione tutti i giorni tranne il mercoledì in occasione dell'udienza generale. All'interno anche una piccola barbieria. Ogni lunedì, dalle 9 alle 15, ci saranno dei volontari che si metteranno a disposizione. Un gesto di grande importanza, perché la dignità di un povero, spiega l'elemosiniere Monsignor Konrad Krajewski, passa anche nel sentirsi puliti, nell'avere mani bianche e capelli che per una volta profumano. Papa Francesco ha dedicato al viaggio in Turchia, concluso domenica, la catechesi dell'udienza generale tenuta in piazza San Pietro, davanti a circa 10.000 fedeli da tutto il mondo. Si è augurato che dai suoi tre giorni di visita possano scaturire frutti di dialogo sia nei nostri rapporti con i fratelli ortodossi, sia in quelli con i musulmani, sia nel cammino verso la pace tra i popoli. Ha ricordato l'incontro con le autorità del paese a maggioranza musulmano, ma la cui costituzione afferma la laicità dello Stato. È proprio l'oblio di Dio, ha spiegato il pontefice, e non la sua glorificazione a generare la violenza. Per questo ha insistito sull'importanza che cristiani e musulmani si impegnino insieme per la solidarietà, per la pace e la giustizia. Il Papa ha quindi ricordato di aver visitato nel secondo giorno alcuni luoghi simbolo delle diverse confessioni religiose presenti in Turchia, invocando il Signore, Padre misericordioso dell'intera umanità. E poi di aver invocato lo Spirito Santo, colui che fa l'unità nella Chiesa, con pastori e fedeli dei diversi riti cattolici, il patriarca ecumenico Bartolomeo I e i rappresentanti di altre chiese cristiane. Il popolo di Dio, nella ricchezza delle sue tradizioni e articolazioni, è chiamato a lasciarsi guidare dallo Spirito Santo in atteggiamento costante di apertura, di docilità e di obbedienza. Il nostro cammino di dialogo ecumenico e anche dell'unità nostra, della nostra Chiesa Cattolica, quello che fa tutto è lo Spirito Santo.
a noi tocca lasciarlo fare, accoglierlo e andare dietro le sue ispirazioni. Papa Francesco ha quindi parlato degli incontri con il Patriarca Bartolomeo I e l'impegno reciproco a proseguire sulla strada verso il ristabilimento della piena comunione tra cattolici e ortodossi. E ricordando l'incontro con i ragazzi profughi, ospiti dei Salesiani, ha ringraziato chi si impegna nell'assistenza dei profughi, chiedendo di pregare perché siano rimosse le cause di questa dolorosa piaga. Venerdì mattina Papa Francesco ha incontrato il Presidente della Repubblica di Armenia, Serge Sargsyan. Durante i cordiali colloqui è stata espressa soddisfazione per lo sviluppo e il rafforzamento dei rapporti bilaterali, rilevando il ruolo particolare del cristianesimo nella storia e nella vita della società armena. Per quanto riguarda la situazione politica regionale, si è auspicato il superamento delle complesse questioni irrisolte attraverso il dialogo fra tutte le parti interessate. Inoltre si è accennato al tema dei conflitti in Medio Oriente, confidando nello sforzo comune delle nazioni e delle comunità religiose interessate per giungere alla pacifica convivenza dei popoli dell'intera regione. Speciale attenzione è stata dedicata alla situazione delle comunità cristiane e di altre minoranze religiose nell'area e alla crisi umanitaria riguardante i profughi provenienti dalle zone colpite. Il fuori programma di Papa Francesco lascia il segno nel cuore degli ospiti del campo arcobaleno di Ponte Mammolo, non distante dalla parrocchia romana di San Michele Arcangelo nel quartiere periferico di Pietralata. Prima di effettuare la consueta visita, il pontefice, accompagnato dal parroco Monsignor Aristide Sana, si è intrattenuto con i profughi e rifugiati, in maggioranza latinoamericani, e con loro ha recitato il Padre Nostro in spagnolo. Un momento di commozione e gioia in una delle tante periferie dimenticate, ma amate, da Papa Francesco. Cari fratelli e sorelle, in questi ultimi giorni sono stati compiuti passi significativi nella ricerca di una tregua nelle regioni interessate dal conflitto in Ucraina orientale. Pur avendo sentito oggi delle notizie poco confortanti, tuttavia auspico che essi possano recare sollievo alla popolazione e contribuire agli sforzi per una pace duratura. Preghiamo affinché nella logica dell'incontro il dialogo iniziato possa proseguire e portare il frutto sperato. Maria, Regina della Pace, prega per noi. Unisco inoltre la mia voce a quella dei Vescovi del Lesotho che hanno rivolto un appello per la pace in quel paese. Condanno ogni atto di violenza e prego il Signore perché nel regno del Lesotho si ristabilisca la pace nella giustizia e nella fraternità. Questa domenica un convoglio di circa 30 volontari dipendenti della Croce Rossa italiana parte alla volta dell'Iraq, nella zona di Duo vicino a Erbil, dove si sono concentrati decine di migliaia di sfollati iracheni. Esprimendo un sentito apprezzamento per questa opera generosa e concreta, imparto la benedizione a tutti loro e a tutte le persone che cercano concretamente di aiutare i nostri fratelli perseguitati e oppressi. Il Signore vi benedica.